quando ho avuto la fortuna di conoscere il figlio di Carlo Mazzone e la nipote, che ci eravamo incontrati per altri progetti, perché lei è un'attrice, dovevamo fare altre cose insieme. Mentre Massimo Mazzone, io curioso, no, da romano, conoscevo tantissimo Carlo Mazzone, gli chiedevo: ma com'è tuo papà, mi racconti qualche aneddoto? E lui ogni giorno mi raccontava questi aneddoti e si commuoveva, gli venivano gli occhi rossi, uscivano le lacrime. E quindi ho detto: Massimo, non si può non raccontare con un film questa storia, non si può non raccontare con un film il grande personaggio che è stato tuo papà, sia nella carriera sportiva sia proprio come uomo. E mano a mano che andavo avanti, poi incontravo sempre più calciatori e grandi campioni che in qualche modo andavano a mettere un mattoncino, no, per questo progetto, perché mi raccontavano cose per loro così importanti, per quanto Mazzone fosse stato importante nelle loro vite. Sono rimasto molto stupito da Guardiola, perché siamo arrivati a Manchester, siamo andati a intervistare, mentre lo scrivevo il film, Guardiola era uno dei primissimi personaggi, no, insieme a Totti, Baggio, poi piano piano ho allargato un po' tutto il parterre, e mentre lo scrivevo dicevo: sì, vabbè, io adesso ho scritto Guardiola, ma chissà se poi riuscirò veramente, visti tutti gli impegni che ha, essendo uno degli allenatori più forti del mondo. Dico: chissà se riuscirò veramente ad intervistare Guardiola. Da lì a pochissimo Guardiola ci ha dato subito l'appuntamento a Manchester e siamo andati nel campo di allenamento del Manchester City, e mi ha stupito davvero molto l'umiltà di Guardiola. Cioè, vedere un personaggio così importante, così impegnato, perché ci sono andato a marzo, lui stava lottando per la Champions League, per il campionato, eccetera, si è messo seduto con noi e ha messo veramente tutto il suo calore e tutto il suo carisma a disposizione mia, in quel caso, che lo stavo intervistando, e del film, e lo ha fatto per l'affetto che provava per Mazzone. Quindi di lui mi ha stupito proprio l'umiltà che un personaggio così grande non è scontato che poi si percepisca e si trovi. Mazzone ha visto dei pezzettini del film e l'altra sera è arrivato a teatro sul finale e si è emozionato. E il figlio mi ha detto che glielo voleva far vedere in TV da oggi, quindi non so se oggi già ha avuto la possibilità di vederlo. Stasera sicuramente ci sentiremo, forse lo vedrà stasera. Già dal trailer io ogni tanto vi abbiamo fatto vedere dei video e si è emozionato. La cosa che ha emozionato di più a me è che ogni volta che vedeva queste cose Carletto Mazzone ci ringraziava, diceva: grazie per quello che state facendo. E l'altra sera si è emozionato anche lui quando è uscito sul palco del teatro ad Ascoli, dove abbiamo presentato il film, e c'erano 800 persone in piedi che applaudivano e urlavano cori verso di lui. Lui ha fatto così, si è toccato gli occhi e ha detto: mi state facendo emozionare, mi state facendo piangere. Questa è un'emozione grandissima che porterò sempre nel mio cuore, assolutamente.